Benvenuti in un nuovo video e iniziamo questo primo settembre con il botto. Vi avevo promesso una challenge dove provavamo tutte le pizze Brody's ed eccoci qua. Ovviamente ci saranno tantissime altre challenge, quindi diamo proprio l'inizio con il primo settembre. Avete visto un po' prima o più tardi, sono quasi le 11 perché a fare colazione alle 7 di questa mattina con la pizza non la vedevo una gran cosa. Allora, questo lo possiamo togliere dall'appoggio. Artisan pizza, hai tre formaggi e funghi, ragazzi, c'è un odore di funghi impressionante. Io l'ho fatta prima un po' scongelare e poi l'ho cotta a 180 gradi per quasi 10 minuti, però forno già preriscaldato. I valori per 100 grammi, ma la pizza è da 340 grammi, devo dire che non è tanto grande. A 100, no, scusate, a 269 calorie, grassi 10 grammi, carboidrati 33 grammi, fibre 1,3 grammi e proteine 11 grammi. Ovviamente questa non è la versione proteica, ma nel corso comunque delle 24 ore proveremo anche quella proteica. Mi sbaglio, ce ne abbiamo due. Ok, assaggiamo e diamo inizio alle challenge. Sapete che io non sono un amante del formaggio, però vediamo, dai, col calzone mi è andata molto molto bene. Se vi siete persi il video dei calzoni, ve lo lascio giù nell'info box. Allora, la pizza è super super morbida, cioè morbidissima. Sembra un po' l'impasto dei calzoni, c'è anche mia sorella dietro le quinte. Ciao a tutti. La tua faccia. Buona, però forse deve stare di più. La metto un altro po' in forno. Perché tipo Sopra è fredda. è tutto caldo, però i funghi sono freddi. Rieccomi qua. Adesso vediamo un po'. Fatta stare giusto quei 2-3 minuti in più, infatti è già molto molto meglio. Comunque i funghi si sentono proprio tantissimo. E sapete che io non sono un amante del formaggio, la mozzarella mi piace, ma il formaggio no, però è veramente molto molto buona. Mozzarella, cheese, crema di formaggio e il brio. È buonissimo, ci si mette sopra pure un po' di prosciutto crudo, mamma mia. Anche se comunque è spesso perché è veramente morbida. Cioè, è veramente molto molto leggero. Buono. Comunque sento anche un retrogusto tipo di panna. Buono. Quindi doveva stare un altro po'. Super buona, ovviamente il pezzo che ho lasciato non verrà buttato perché sapete che in famiglia siamo in 5. Non voglio comunque appesantirmi anche perché ci saranno altre 4-5 pizze da provare. La giornata è lunga, tra 2-3 o 2 ore faremo il secondo pasto che sarebbe il pranzo, quindi non voglio caricarmi inutilmente. Quindi noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Non vedo l'ora di provarle tutte per farvi la mia classifica, ma questa veramente super super promossa. E ci vediamo direttamente tra pochissimo con il pranzo. Speriamo che per questa volta sia cotta. Allora, questa qui è la versione proteica, infatti visivamente si vede tantissimo. Si vede che è una pizza proteica anche dall'odore, e infatti è molto più sottile e molto più croccante. Chicken e pepper, quindi è peperoni e pollo. Italian style protein pizza. È una pizza da 330 grammi per 100 grammi a 198 calorie, grassi 6,4, carboidrati 18, di cui fibre 2 grammi e proteine 16 grammi, quindi all'incirca ha quasi, no, di più di 30 grammi di proteine per tutta la pizza. Assortimento proteico, farina di grano, proteine isolate dei piselli, sempre ovunque, glutine di grano, ceci, proteine d'avena, lievito madre.
Vai. È buona. Ovviamente non è buonissimissima come quella di stamattina, però non è male. Pavento a quella di oggi pomeriggio. Mi pure pure quella è proteica. Mi sbaglio, sì. Io ho provato alimenti che comunque contenevano questo tipo di proteine e tutti gli alimenti non mi sono mai piaciuti, proprio perché era così tanto forte il sapore, invece questo è molto molto delicato. Io quando ho cattive esperienze con dei sapori troppo forti, poi quando so che c'è quel tipo di alimento al suo interno mi spaventa sempre, quindi parto sempre un po' con le mani avanti, però non è male assolutamente. Per il mio gusto personale non mi farei le scorte, però una volta ci sta. Io che poi ho l'abitudine di non portare mai di qua il bicchiere con l'acqua perché non bevo durante i pasti. Stasera sfoderiamo anche il tuo tavolino dietro le quinte. Grazie. Stasera due pizze. Perché noi poi ieri sera siamo fatti, ragazzi, da domani a questa colazione, questa pranzo, ma ci siamo dimenticati una pizza, convinta che ne fossero 5, invece sono 6. Considerando che è comunque un prodotto proteico super, veramente. Perché comunque vi ripeto, già vi ho detto prima tutto, quindi non voglio ripetere sempre le stesse cose. Ovviamente come gusto personale, tra le tutte e due che ho provato stamattina, quindi quella quattro formaggi, no, non è la quattro formaggi, quella tre formaggi con i funghi e questa, preferisco l'altra. Comunque noi ci vediamo oggi pomeriggio con la merenda, prepariamoci. A me spaventa tantissimo, però forse delle volte, chi lo sa, quindi noi ci vediamo direttamente dopo. Sono preoccupata per questa merenda tantissimo, l'odore di tonno si sente tanto tanto tanto, ma la cosa a spaventarmi non è questo in sé, ma è la base, sempre per lo stesso discorso, perché questa è l'ultima e dico finalmente l'ultima proteica, perché poi stasera ce ne saranno due che non sono assolutamente proteiche, non vedo l'ora, e poi stasera sulle 6 vi faccio un attimo lo scritto, tonno e spinaci. Allora, i valori per sempre 330 grammi, valori per 100 grammi 211 calorie, grassi 7,9 grammi, carboidrati 17 grammi, di cui fibre 1,9 e proteine 17 grammi. Madonna, quindi devi fare 17 per 3. Sì, oh, sono un botto proteico, questo sì. Si sente? Lo faccio per voi. Ma se no vedi che sta un altro po' nel fuori. Ma che? Io la vedo molla fuori. No, tu la base. Ok, vai. Lo faccio per voi perché vi sei a me. Non mi piace sto fatto. Non mi piace il tonno sulla pizza. Questo è proprio gusto personale, se mi metti ti può piacere. Ci vorrei ci vuole la maionese per me. Non è male. No, no. Questo no. Non è male però, eh? No, non è male, però io che già non amo. Disgusta. Non è quella pizza che ve la mangiate proprio. Non riuscire mai a finirla tutta. Va bene. Vado a scongelare le altre due. Se mi volessi concentrare solo sui gusti che piacciono a me, veramente. Non avrei provato tipo quella lì a tre formaggi con i funghi, invece è stata buonissima. Quindi cerco sempre di prenderle tutte. Poi al di là mi piace o non mi piace, comunque c'è sempre qualcuno che la mangerà. Quindi, niente raga, no. Io vado un attimo un po' a editare questo inizio video, ma vado subito a scongelare anche le altre due. Così che ci vediamo qui verso le 8. Questa sera non faccio neanche troppo tardi, finisco poi di editarlo in generale. E poi ci vediamo poi domani con la colazione, con l'ultima pizza. Quindi a tra poco. Eccoci qua con la cena. Mi sono dimenticata di fare lo screen. Ho fatto il mondo.
Aspettate, togliamo tutti i messaggi. Sono le 20.05, ho già fatto scongelare anche l'altra. Questa è, aspettate, già il bicchiere qua. Allora siamo attrezzati, vedete metà perché ho diviso con My Sister dietro le quinte. Sembriamo, hai presente quelli là, esperienze di M che fa o Ed, Riccardo, Dada, e tu sei Dada. Questa Maronna. Ispira tantissimo, ho diviso con mia sorella perché dopo comunque ci dividiamo anche l'altra. Non si la mangia perché lei secondo me non gli piacerà, ma la proverà come io ho provato tre formaggi. Comunque, a me è mozzarella, suppongo, secondo me salame dolce. Comunque alla fine i valori siamo lì, è 315 grammi, però è più alta rispetto a quella di stamattina. Vedi che non è proteica. Mamma, io ne ho bisogno. Vi posso dare una recensione più così? Secondo me, più che quelle proteiche, vale la pena acquistare quest'altra qui. Quelle proteiche, sinceramente, forse più buona è stata per me pollo e peperoni. Però, per coloro che magari stanno seguendo una particolare dieta, allora sì, allora sì, perché non si sente tanto la... Ci sta. L'impasto alla fine è buono, cioè per essere una pizza proteica, alzo le mani. Però vi parlo per me... Se dovessi comunque... Intanto papà l'ha finita la pizza, sì, mi piace. Perché vabbè, papà ama. Cioè, quindi è sempre provatela e vedete se vi piace. Se amate già la pizza con il tonno, allora ok. Comunque l'impasto è buono. È piccante? No, ancora non lo provo il salame. Piccante, no? È buono. Bella crunchy. Ma l'impasto è buonissimo. Cioè, io pure ho provato pizze surgelate, tipo quelle là. Lidl. Quella pure è buona, quella là. Mi sto aspettando che arriva Halloween perché la devo andare a prendere. Quella con pancetta e zucca. Mamma mia, buonissima. Vi farò anche il video delle pizze surgelate del supermercato, non vi preoccupate. Salamino pure. Ah, è buono il salame, eh? Poi la cosa che amo è che sono fatte bene. Cioè non è quella pizza che dici da... Me la sto proprio gustando. Cioè raga, mia sorella non ha neanche bevuto la Coca-Cola. Solitamente sei tu quella che mangi, bevi, mangi, bevi. Per essere una pizza surgelata. Ok, noi aspettiamo un po' e facciamo il secondo round. Eccoci qua con la capricciosa, abbiamo già fatto anche metà. Io ovviamente ho scartato il carciofino perché a me non piace. Invece mozzarella, pomodoro, olive nere, prosciutto cotto, funghi e carciofini. Vediamo. Facciamola più dai. Comunque io prima è caduto un'oliva, l'ho provata, è veramente buona. Sono proprio quelle là che prende al supermercato. Buona. Già. Adesso ve lo posso dire tra tutte, anche perché domani, ve lo dico già, sarà una margherita. Anche perché giustamente dobbiamo finire a 24 ore, quindi ho portato sempre per qualcosa di più lieve. Quindi non è che sarà chissà che cosa, sarà buona sicuramente. Forse tra tutte la mia preferita è stata salame, quella là di prima. Se dovessi fare una classifica, primo posto salame, la palombella mi era proprio fastidio. Allora, primo posto salame e mozzarella, secondo posto tre formaggi e funghi, quindi sarà buonissima. Terzo posto questa, ovviamente seguirà la margherita. Scusa, domani cosa hai da provare? Margherita. Ah, solo la margherita? No. Poi, quinto posto, peperoni e pollo.
E ultimo posto, spinaci e tonno. Ma quella che mi sognerò, quella lì col salame. Infatti già la so che nel prossimo ordine, se c'è, la prendo. E quindi niente, anche questa cena è andata, la pizza comunque super super promossa e ci vediamo domani mattina con l'ultima. Buongiorno a tutti, panoramica diversa, sto registrando col telefonino perché praticamente mi sono resa conto, sono andata ad accendere la videocamera, batteria scarica. Ero convinta di avere le altre di riserva cariche, scariche, ho detto vabbè non fa niente, questa è la pizza che vi ho fatto già vedere, assaggiamo perché altrimenti si fa fredda. Assaggiamo. Buona, ho fatto bene la mia classifica. Rispetto a tutte le altre non è niente di particolare. Io mi finisco la mia pizza anche perché è la mia colazione. La mia preferita in assoluto è quella con salame e mozzarella. Io spero che questa 24 ore vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Comunque io direi che comunque la pizza è stata molto molto gradita.